recentemente con gli impegni della casa editrice ed è un meccanismo di comunicazione che ci dà sia modo di comunicare delle cose che avvengono. La cosa che si intravede lì è una foto della festa che abbiamo fatto 2 settimane fa in redazione per questo libro Mamma d'Andori. Altre volte ci sono dei post un po' più elaborati, che so che vanno ad aggruppare un po' di rassegna stampa dedicata ai libri, o che ne so, quando è morto la sopranista di Bruce Springsteen, abbiamo dedicato un video e cose di questo tipo. Con il tasto di condivisione poi sui vari social, una cosa che con WordPress abbiamo implementato più o meno un 6 mesi fa, e ci dà anche modo di capire quali sono i post che vengono maggiormente condivisi e diffusi in rete. E poi c'è anche il canale YouTube, su cui stiamo puntando ultimamente anche un po' di più, perché per le nostre uscite abbiamo realizzato dei book trailer che sono andati abbastanza bene, soprattutto quello dedicato a un libro che si chiama Io sono Febbraio, che ha avuto insomma, un buon numero di visualizzazioni, sempre paragonato ovviamente a che ci scontriamo con i vari video che si trovano tra i più visti di YouTube, sono un po' desolanti. Vengono viste abbastanza, condivise abbastanza, e in quel caso il book trailer era un bel book trailer e ha avuto più o meno sulle 5.000 visualizzazioni, che non è poco per un book trailer. E su YouTube anche lì c'è il meccanismo ancora un po' da migliorare, delle persone iscritte al canale. Ovviamente dal momento che da 6 mesi a questa parte stiamo puntando di più anche sul canale YouTube, stiamo creando delle playlist dedicate ai singoli libri, che possono essere musicali, dedicate al singolo autore, e quindi si cerca di dividere anche un po' dividere un po' per temi, quindi cercare di accontentare un po' tutti. E poi c'è l'ultima cosa, c'è Issue, che secondo me è un buon veicolo, conoscete tutti? Sì. Ed è un modo per condividere i propri di essere sfogliabili online, e abbiamo una quindicina di estratti. Ecco, prima parlando anche di quell'autore italiano Roberto Ferrucci, Sentimenti Sovversivi, sempre un paio di settimane prima abbiamo dato gratis il primo capitolo da sfogliare online, e anche quello può essere insomma un buon modo per cercare di coinvolgere i lettori, incuriosirli per fargli comprare il libro. Cerchiamo di farlo con i libri che più si prestano a quello. In futuro si potrebbe pensare ovviamente di farlo per tutti, e forse quello che faremo, o un estratto, o che so, per i libri fotografici, altre cose che facciamo, mettere una selezione di fotografie e così via. Questa è una panoramica delle nostre pubblicazioni. Qua torno, vorrei tornare un po' su quello che cerchiamo di comunicare, però non so se vi sta in interesse insomma la cosa, oppure ci sono domande, non vorrei dare troppo referenziale e così via. Queste sono delle foto dei nostri libri da un po' di tempo a questa parte, sia su Facebook sia su Twitter. Cerchiamo di mettere le foto dei nostri libri in libreria. Un po' l'abbiamo visto agli utenti, ci arrivano molte foto dei nostri libri, facciamo delle promozioni e così via. Abbiamo delle sia su Facebook abbiamo delle cartelle realizzate appositamente, che sono i paesi di SDN in libreria. E sia dedicate poi ai singoli libri o alle fiere. È sempre un banchetto, quindi sono foto delle nostre fiere, e dopo non ricordo cosa c'è. Ah, qui ci sono le nostre magliette che abbiamo lanciato da poco, e anche queste sono state sui social, ma possiamo andare avanti. Queste sì sono le nostre prossime uscite, stavo dicendo delle cose realizzate ad hoc per i singoli libri. Per Mamma d'Andori, che è una commedia molto divertente su una famiglia.
l'Università Indo-Olandese, abbiamo realizzato una serie di book trainer che stiamo utilizzando e poi abbiamo nel giro di una settimana realizzato una festa in relazione a tema bollivudiano che è andata molto bene e credo che è un nuovo veicolo di diffusione delle informazioni anche proprio dell'evento in sé sia stato i social, cioè una volta realizzato l'evento ci siamo resi conto che quasi immediatamente è stato condiviso da tantissimi utenti e quindi questo ancora di più ci fa puntare su questo meccanismo di condivisione. E niente, basta. Poi per il futuro, non l'ho detto finora, siamo anche attivi da un punto di vista degli ebook, sia con il nostro partner principale che è Book Republic. Anche negli altri store ovviamente, e con Book Republic in particolare abbiamo su Twitter anche nel corso della nostra collaborazione realizzato anche delle campagne promozionali ad hoc con codice inviato via messaggio privato durante il weekend agli utenti che ci seguivano e in generale per il futuro stiamo pensando sempre di più di lanciare l'ebook e di usarlo a fini promozionali sia che sono i concorsi, i contest che abbiamo realizzato anche in passato, dare la possibilità all'utente di o eventualmente acquistare in anteprima l'ebook, anche un mese prima dell'uscita in libreria, cosa che abbiamo già fatto per un altro libro ed è stato molto apprezzato, sia di usarlo come premio eventualmente per determinati meccanismi di stima del lettore. Nel senso, stavo pensando che se viene realizzata una particolare recensione o video recensione postata su YouTube, le migliori possono essere selezionate per ricevere un ebook in anteprima. Questo è sempre un meccanismo di gratificazione dell'utente che credo che sia una cosa importante. Ecco, quello che vedo è costantemente in crescita, nella mia esperienza personale, un meccanismo di feedback immediato e continuo con un determinato numero di utenti e di lettori, che su Facebook è un po' più superficiale, ma questo non sto dicendo niente di nuovo. Su Twitter mi sembra più sincero, su Twitter mi sembra più vero, più reale, sono state delle lunghe conversazioni via risposta di Twitter che poi hanno portato dire, anche all'acquisto di un libro, che è un libro su, che ne so, 5.000 venduti, però è sempre un meccanismo di marketing diretto che alla fine ha funzionato. E i meccanismi sì, dei contest sono invece un altro buon veicolo, anche un modo di coinvolgere i lettori, ad esempio pensavo a tutta la campagna che è stata fatta per Io sono febbraio, che è un libro che ci ha dato soddisfazione all'inizio dell'anno, per lanciarlo sui social abbiamo ideato una cosa tutto sommato abbastanza semplice, che però ha colpito nel segno, cioè siccome il libro è una favola dark, invernale, ambientata in una cittadina dove l'inverno non finisce mai, abbiamo chiesto ai lettori di scriverci la loro favola invernale. Le migliori sarebbero state selezionate dalla redazione e poi pubblicate in ebook su Book Republic, scaricabile in modo gratuito e poi ci sarebbe stata un'estrazione finale sempre con una prestabilitazione. Ecco, poi alla fine sto parlando solo di testo, se mai in casa editrice possiamo portare alla fine. Però è stato sì, è stato un successo anche inaspettato per certi versi, perché poi è proprio per un meccanismo che è stato visibile di diffusione delle informazioni. 5 persone a cui è piaciuto il concorso l'hanno condiviso con altre 5 e così via si è creato un meccanismo a cascata che nel giro di un mese, da febbraio a marzo di quest'anno, ci ha portato a ricevere più o meno 300 racconti, anche molto difficili da leggere, e 300 racconti che sono stati selezionati e che poi sono andati a finire in questo ebook scaricabile gratuitamente. Il libro ovviamente si prestava anche più alla condivisione perché aveva un packaging particolare, un cofanetto che
insomma, risultava molto prezioso, c'era anche il trailer che dicevo in precedenza, però insomma è stata una piccola storia di successo della, che poi si è vista anche in termini di vendite di libri, insomma. E non so quanto tempo mi soffremo, se ci sono domande, rispondo con piacere per quella che può essere la mia esperienza. Vi presento adesso Marco Gafforini, che è founder e CEO di, no, di SaveMom, che è un progetto che sta portando avanti anche insieme a noi. Dovevo dirlo però in spalle. Ok, non ho detto nulla. E ci parlerà di SaveMom, startup bresciana. Che altro? Buongiorno a tutti, ho l'ingrato compito di annoiarvi per gli ultimi 20 minuti, ma saranno gli ultimi della giornata, quindi passeranno in fretta, resistete. Perché credo di una startup? Vorrei raccontarvi oggi un attimo la storia di SaveTheMom e di come i social media sono importanti, lo sono stati fino adesso, ma lo saranno in futuro, per quello che noi speriamo sia un grande successo, un work in progress che vediamo insieme. Tutto nasce nel dicembre 2009 sostanzialmente. C'era una persona che ovviamente mi è molto vicina, è mia moglie, che condivide con me il lavoro, condivide la gestione della famiglia, dei bambini piccoli, gli amici, le cene, tutto quello che normalmente c'è all'interno della famiglia. Quindi dopo un'analisi approfondita del mercato, cioè ci ho vissuto dentro per un sacco di tempo, ho cominciato a avere qualche dubbio sul fatto che l'organizzazione della famiglia non fosse proprio una cosa semplicissima, soprattutto quando entrambi i partecipanti adulti lavorano e magari dopo cominciano ad avere dei figli, ne sono ancora piccoli, mi sono confrontato con chi anche ha dei figli un po' più grandi che mi dicono sono ancora più complicati da gestire. E in quel periodo, tra l'altro, dicembre 2009, si cominciava a parlare dell'iPad, non era ancora uscito però. Da grande appassionata di quello che è, poi lo seguivo già, quindi sapevo cosa le potenzialità che poteva avere. E mi si è illuminata una lampadina una sera quando a casa abbiamo cominciato a vedere, ho detto: ma abbiamo tutti questi problemi organizzativi, scriviamo bogliettini, scriviamo lavagne, eccetera, eccetera, e ci dimentichiamo sempre qualche cosa. E quando ho visto l'iPad, ho detto: è fantastico, se questo ce lo mettiamo in cucina e ci scriviamo tutte le cose, almeno abbiamo un punto comune di confronto. Questa cosa qua mi è rimasta in testa per qualche mese, insomma, ci ho ragionato, abbiamo cominciato a guardarlo in giro e niente, abbiamo cominciato a far nascere questa idea del fatto che si diventassero degli strumenti sempre interconnessi, quindi mobile, quindi si parla di iPad, ma si parla di telefono, si parla di tutti i dispositivi digitali della casa, che ci aiutassero a gestire questa cosa, ci avrebbe fatto un gran comodo. E allora abbiamo cominciato a pensare a un servizio web, appunto assista la mamma lavoratrice perché lei è il cuore della famiglia, non siamo noi siamo dei piccoli satelliti, ma a volte ci stacchiamo anche, ma la famiglia resta, noi siamo lì, la mamma invece è sempre il centro, e che faciliti le comunicazioni all'interno sincronizzando le informazioni di tutti i membri. Adesso detto così è molto fredda, però in realtà si parla di condivisione di informazioni. E allora lì abbiamo cominciato a pensare un po' di più a questa cosa, che prima appunto era una semplice osservazione familiare, abbiamo cominciato a fare un po' di analisi fuori, abbiamo cominciato a guardare se le mamme usavano i dispositivi mobile, abbiamo cominciato a fare un po' di ragionamenti e abbiamo pensato che ci potesse essere un business, perché una startup nasce per il divertimento di farlo, ma perché tutti, almeno quelli che ho conosciuto che fanno le startup, vorrebbero in qualche modo incappare il Facebook di turno e quindi capitalizzare 70 miliardi di dollari, ecco, cioè magari non arriveremo a 70, 50, ci accontentiamo, però lì vogliamo arrivare. E allora abbiamo cominciato a pensare che però
Io cosa faccio? Faccio consulenza direzionale strategica per le imprese, quindi faccio un lavoro